Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questa nuova recensione di riassunto dell'episodio 3 di Dahmer. Ma prima di iniziare vorrei ringraziare chi mi ha commentato e mi sta supportando questi episodi riassunto, perché se non vedo che ci sia un interesse io stoppo tutto e non vado avanti più con i riassunti, ma lo vedo per i cazzi miei che poi arriverà una recensione definitiva della stagione. Vi avviso che ci saranno spoiler dall'inizio alla fine perché sennò che cazzo di recensione riassunto sarà. Io vi invito a guardarvi la serie che sta su Netflix e detto questo possiamo partire a parlare di questo Dahmer episodio 3. Un episodio davvero interessante perché qua si ritorna sempre a cosa l'ha spinto il nostro Jeffrey Dahmer a fare tutto ciò ed è un episodio che fa molto riflettere e mi ha un po' demoralizzato, nel senso dice, ma come Ivan, hai avuto pietà? Io non è che ho avuto pietà. Stiamo capendo perché c'è una mentalità così è andata a finire così, che alla fine sembra, perché qua siamo proprio quando ha compiuto 18 anni, dovrebbe andare al college, rimane l'ultimo anno e vediamo proprio un completo abbandono. Completamente perché sua madre se ne va con suo fratello. Attenzione, non so come c'aveva un fratello. Ho cercato informazioni su questo David Dahmer e come non esiste. Risultano solo foto di lui da piccolo. Dice: vabbè, è morto. No, non è morto. Ha 55 anni. Non si è fatto Facebook, non si è fatto Instagram, non si è fatto niente. Cioè, questa persona sta vivendo nell'anonimato totale. Non si sa neanche se ha figli, perché forse per quello che è Si è successo. straniato proprio dalla coppia. Completamente, non si sa un cazzo di questo qua e non si è mai presentato. Cioè, mi pare non si è mai presentato in niente di quando si è parlato di suo fratello. Penso la vergogna, poi la paura di essere giudicato, perché sapete che la gente che è scema, no? Perché quello là ha fatto il danno e no, tutta la famiglia non ci va in mezzo. Non lo so. Però siamo qua a parlare dell'episodio. Quindi, la madre lo abbandona, ovvero se ne va con il fratello più piccolo, perché ha divorziato con suo marito e che dice no, io non ci posso... E ci hanno dato niente... La tutela, cioè a questa donna che si impasticca da quando per indennata, ci danno un bambino in mano a lei, non al padre, che qua finalmente la prima volta abbiamo un padre che non è un, che ne so, manesco, psicopatico, o che ne so, perché alla fine quasi tutti i padri di serie sono sempre dei pezzi di merda. Invece il padre di Jeffrey era un buon padre, nel senso ci stava sempre vicino e. La madre voleva essere un po' anche lei considerata, ma vedendo che era una psicopatica, impasticcata, chi cazzo ti invita? No, si è Io scoperto. glielo direi. Cioè, bello c'è questa scena tra la madre e Jeffrey. Dice, non me ne vado perché tu non mi hai mai invitato, anche se mi fa schifo. Ma è come se mi invito a mia mamma a giocare alla Play, che non gliene frega un cazzo. Non ha Vabbè, senso. ma Ma quello. neanche la invito, mica mia mamma ci rimane male, No, perché... vabbè, però lei dice almeno il gesto vicino a Jeffrey, capito? Almeno il gesto di invitarmi. Ma Cioè, vedendo di che sei vedermi. una malata mentale lì messa là che ti imbasticchi ogni 3 secondi, chi cazzo ti Allora, caga? spieghiamo bene. Nell'episodio fa capire che lei anni fa, quando ha avuto il piccolo, soffriva di postpartum. Sì. Però abbiamo visto pure che lei pure prima Sì, si è una impasticcava. scusa. Quindi alla Una fine sì, scusa. poteva soffrire di postpartum, però anche prima si impasticcava. Quindi c'era qualcosa sempre in lei che non andava. Quindi per me una delle grandi, no, che mi fa pensare. La colpa più grande sembrerebbe della madre. Non so, gli dice, ma io non bisogna dare le colpe per quello che uno fa. No, ragazzi, pensiamo, ne so, una famiglia che c'ha il figlio spacciatore. Di solito c'è sempre il padre che ha avuto mani in queste cose qua. E quello si droga, il padre può essere anche lui. Io non ho mai fumato, anche se mio padre fuma e che mi ha consigliato di non fumare perché è da testa di cazzo. Con tutto ciò che lui era fumatore, attenzione. Non sono tutti uguali, nel senso, non lo so, io ho un'educazione diversa, come il fatto di leccare il culo, invece ho tanti amici che proprio così si mettono a panza all'aria a leccare i culi, io non ce la faccio e non manco davanti, giustamente. E detto questo, ognuno ci ha avuto le Poi sue educazioni. non gli è stato neanche vicino, cioè sì, il padre un po', però secondo me vuole l'amore di una madre che Sì, non lo sì. pensava, che l'ha lasciata anche sola, ecco, ai 18 anni se n'è fregata, si è interessata più al secondo figlio, forse perché il secondo figlio era più normale, e quindi lo poteva salvare. Cioè non lo so come l'hanno presa questa cosa, però alla fine essendo vicino il padre, per me... Sì, ha fatto bene, però che cosa hai insegnato con le stronzate? Sì, perché alla fine sembra questa cosa di aprire gli animali, di... L'anatomia, la disissezione.
Ma alla fine ecco che ha concluso, è cresciuto in lui questa curiosità di vedere ancora di più cosa c'è, no? Nel corpo degli Sì. animali, E e in questo caso ecco nel corpo questo episodio, dell'uomo. a parte questa cosa qua della madre e tutto, scopriamo un po' il La sua problema che... sfida. No, no, ma a parte questo, anche il fatto che non riesce a relazionarsi con le persone, perché vediamo, no, che lui a scuola un po', no, imita, che si è capito l'imitazione che fa, imita sua madre, che è pazza. Dovrebbe essere un amico della madre, come abbiamo Eh capito. sì, ma poi alla fine interpreta se fa le cose scene che ha fatto lei, no? E no, tutti ci ridono e tutto. Finché, no, in classe vedono questo. Pensa Jeffrey di avere questa potere, avere qualche amicizia con questi ragazzi, no? Che si scherza, eccetera. Anche questi ragazzi lo prendono anche un po' a simpatia, no? Finché Jeffrey se ne esce una cosa un po' poco felice, nel senso, siccome prima hanno avuto una lezione di Anatomia. anatomia per aprire questo maialino. Scusatemi, avere un bambino in casa è questo. E dicevo, anatomia, e prende, si è fatto portare, si è fatto dare un maiale in più dal professore, che nessuno ha mai chiesto. Però E lui ha l'ho invitato quest'altro apprezzato. ragazzo, dice: ce ne andiamo ad aprirci un maialino insieme. L'ho preso anche Beh, per te. quello là un po' dice: cazzo, sei scemo, che cazzo mi proponi? Ma normale, non è. Cioè, Jeffrey non riesce a rapportarsi con le persone, non capisce come dovrebbe interagire. Come ad esempio, cazzo ne so. Invitavo la Giacati a casa mia per la prima volta, dicevo: ma che fa? Apriamo un gatto insieme? Qua cazzo veniva a casa mia? Cioè, capisci? Capite cosa voglio dire? Cioè, a me dispiace forse perché non gli hanno dato il giusto, non gli hanno spiegato come si deve relazionare con le persone. Questo è il problema di Jeffrey. E quindi si relaziona in un modo strano. Beh, detto questo, parliamo ora della sua sessuale, perché ora rimane poi solo in casa. Non c'è più nessuno, perché sua madre se n'è andata. Suo padre se n'è andato pure, Vabbè, perché questo scenno fa vedere quando c'era la sì, mamma quando ancora ci che sta, in quel momento ancora litigavano. stanno litigando. E la mattina prima sono andati a pescare. Lui ha aperto il suo primo pesce, no? Con l'interiora, lui contento, eccetera. E qua scopriamo niente che a Jeffrey, con tutto qualsiasi giornale porno che vede, non si diventa duro. E Con le non donne. riesce mai ad arrivare con le donne. Finché lui, mettendosi a pensare quando ha aperto il pesce. Pensando all'interiore del pesce. Io questa cosa mi è capitata quando pensavo alla legge calda. Ma a parte questo, Ah no, l'interiore, no, non no, queste servono. cose non ho bisogno. Quindi da qui capiamo che Jeffrey capisce che non, le donne non gli attizzano, non gli piacciono, ecco. Ed è una sua scelta. Niente, quindi lui rimane da solo, mi ha detto, più avanti rimane da solo, e niente, lui gira un po' a cazzo, la scuola neanche più ne frega un cazzo, va con la birra in mano, ha sto problema di alcol. No, la mano. Capito. Praticamente, scusate perché il bambino se n'era mosso, ricordo il ciuchino. Dice, ma guarda che recensioni, riassunti. Dicevo, praticamente qua, vede questo ragazzo, che quasi tutti i giorni ha un tot orario, va a fare un po' di jogging. Ragazzi, sembra lui, tutti i ragazzi che vede lui, poi non ho capito Jeffrey, se è veramente così, cioè, non lo so perché quando proprio dove c'è Jeffrey c'è tutti i ragazzi palestrati e tutti che stanno bene Non esce mai nessuno con fisicamente. la Come questo pancia. pantaloncino un po' che non lo metterei mai, un po' lo sgambatello, tutto sexy che corre questo ragazzo, e Jeffrey no, si guarda come no, noi vediamo quando passa una ragazza, no, che ce lo guardiamo fino alla fine, no, che ce lo giriamo pure la testa, pure a 360 gradi, e quindi un po' no, gli piace, però non. Figura, e qua inizia i suoi pensieri, no? Cosa gli farebbe a questo ragazzo? E anche lui che si inizia a allenare come una bestia a prendere pesi, no? Per far fisicazzo, dice così: lui c'ha buon fisico, cioè io ho buon fisico, poi se qualcosa riesciamo a concludere. Però non capisce Jeffrey che non è che tutti quanti o sono bisessuali o omosessuali, non capisci che poi. Non Cioè, capisci. questa cosa non la capisci. Sembra che l'amore è l'amore. Bello sarebbe come penserebbe lui che tutti quanti tra di noi ci piacciamo. Io, come fa il dottor Dracula che si vuole Sì, inchiappettare esatto. a Angelo. Vuole andare la barba, un po' Ma vuole tutto. fare un po' di scambisti, un po' di tutto lui.
ci sono persone che decidono o quello o quell'altro, o tutte e due. Anzi, penso, secondo me, sono sempre. Secondo me, una volta mi disse un amico mio che quando ti piace tutte e due sei al top, perché dice almeno così puoi fare qualsiasi cosa. Ogni Chi lo sa? tanto Ditemi qualcosa qua sotto, sì, eh. ogni tanto ti rinfreschi con uno e con l'altro. E lui l'ha detto, un coppo maschio, un coppo quello, un coppo trans, un coppo. Io non, per adesso mi faccio solo quello, poi chi lo sa in futuro. Lo sa Chi lo anch'io. sa, questo anch'io, ci andiamo io, dottor Dracula e Dancio, ci andiamo tutti e ci dividiamo la pizza. E Barbara stappa le birre. E tu e Barbara. Facciamo un po' di. Ma facciamo tutte. Qua, momento, anche qua, secondo me ci sarà il nostro caro Daniele che ritaglierà questo momento e ce lo segnerà nei commenti. Detto questo, inizierà, diciamo, a allenarsi come una bestia. Finché non vorrebbe, no, rapportarsi o strazzo, fermare, eccetera. Ma prepararsi con una mazza da baseball e aspettare che non c'è spugno, non è che penso ci sia qualcosa che può andare. Quindi lui si presenta lì che lo vorrebbe prendere a colpi di mazza e sto ragazzo scappa giustamente. Finché uno sembra di quelle giornate che lui torna, no, che ha fatto la spesa, che la sua Fortunato. spesa risulta sempre birra, non c'è mai nient'altro. Vede questo ragazzo che fa l'autostoppista. L'autostop. Un autostoppista. Sembra anche lui bellissimo, ma è uno con la panza che fa schifo, No, no? perché Pieno di sennò non peli. No, accetterebbero. no, un ragazzo, un bel ragazzo, no? Capelli Depilato, lunghi. tutto, che pantaloncino sgambato con la chiappetta, perché giusto è così. Siamo fine anni 70, non so chi era fine anni 70 se usavate. Francesco Ippolito, anche tu usavi quel pantaloncino un po' la sgambatura delle chiappe? No, per sapere, perché io non ce la farei a usarlo. Vabbè, parte questo. Quindi inizia a fermare questo ragazzo, che questo ragazzo dice che doveva andare in questo concerto, no? Che suona un gruppo, dice ci sono dei amici miei che mi aspettano alle 7. E Jeffrey non è che dice, io ho detto in quel momento, ho detto Jeffrey, cazzo, è il momento giusto di farti le amicizie. Cazzo, puoi conoscere qualcuno lì, può essere qualche omosessuale lì in mezzo nel concerto, non lo so. No, chi va a dire, vieni a casa a bere due birre e ci facciamo due pesi. Ma che cazzo di risposta è? E come io vado a vedere. Cioè, non è che voglio prendere in giro a Jeffrey Dahmer, per uno dice, vabbè, uno solo merita pure per quello che ha fatto. Ma puttana Eva, ma che cazzo di risposta è? Come io per una notte mi sono incontrato con Salvo. Ci dico, che fai? Cioè, andiamo a bere due spritz e ci guardiamo un film dei Cicciolina. Salvo, penso che in quel momento lui già era scappato chissà dove. Cioè, che cazzo di risposta è? Con una persona che incontri proprio morta. Vabbè. Da qui, per niente, andrà a casa di Jeffrey, che era meglio che non ci andava. Si parla, no? Anche ci sta, questo ragazzo sembra anche un buon amichello, cioè se parla, se fa. Fin quando il nostro Jeff inizia a fare sempre le cose sue inquietanti. Se questo si fa l'orario, ragazzi, ci andiamoci, che si è fatto l'orario. E poi un muoio per il tuo concerto. Tu mi hai promesso di mi accompagnare. E Jeffrey dice, no, ma rimaniamo, facciamoci una birra, facciamoci altri due pesi. Finché gli scatta così, gli dà un bacio. Questo qua inizia a dire non tanto cose carine nei confronti di Jeffrey, no? Insultandolo perché lui è omosessuale. E praticamente Jeffrey, sentendosi attaccato e anche quelle brutte cose, Offeso. quelle offese brutte che gli vengono dette, lui prende un peso, glielo spacca in testa. In quel momento pensa che non è morto, ma lo ammazzerà completamente, ovvero soffocandolo e poi sperando che si svegliasse. Vabbè, in quel E da momento. riparte il primo E da omicidio. qui parte il primo omicidio del 78. E qua Jeffrey prima lo nasconde per paura, poi lo esce fuori e poi lo fa prende sparire completamente, che lo svuota, che poi quando la svuota che devo andare a Aspetta, buttare. no, prima tenta, allora lo fa a No, lo fa a pezzi e pezzi, lo tenta di svuota. buttarlo Tende di fuori. andare a buttare questi pezzi che penso che sono le anteriora. Interiora vorrebbe No, andare a io buttare, mi penso un po' a pare. tutto. Ma lo sappiamo. E lo ferma la polizia, puttana Eva! Allora, io come poliziotta avrei guardato nei sacchi, Perché cioè. l'hanno visto lui sbandare con la macchina. E la polizia gli dice: ma cosa sono quei sacchi? Dice: no, niente, siccome i miei si sono lasciati, sono Delle erbacce. delle erbacce, sono dei lauretti. Però vediamo questa polizia stanca. Ma che cazzo è? Milwaukee, questo, ma cazzo lavorano questi? Puttana Eva! Cioè, potevano guardare, invece Quindi è no, un alla po' una fine. vergogna questa polizia di Milwaukee. Puttana miseria, se uno può dire, cioè, ma la criminalità. Ok, ma se tu li fai pure passare così, aumentano i crimini. Dice tanto, sono coglioni sti Oh, però poliziotti. no, chissà se è vero, se è andata così, nel senso che l'hanno fatto passare avanti, nel senso che
a 18 anni, è un po' ubriaco, dice guarda, torna, non ti voglio arrestare, torna indietro, tornatene a casa. Non lo sono andata così, però io come poliziotta avrei visto dentro ai sacchi, perché se pensate una cosa, se loro avessero scoperto quel cadavere, lui si fermava tutto. Si fermava tutto, lui non avrebbe mai ucciso gli altri. Io penso che il suo poliziotto dice avrà bestemmiato quando avrà detto, sì. Ma porca puttana, dice questo qua è quello che ho fermato 20 anni fa. Ecco. Puttana Eva. Quindi così si conclude, lo fa a pezzi, lo fa in polvere, lo distrugge completamente. Sto poverino, buttato un po' nel cesso, buttato un po' nell'aria. Un po' fa arrabbiare molto, soprattutto penso ai genitori poverini, che tutto è finito nella fogna tuo figlio, è brutto, brutto, brutto. Sì, che quel ragazzo poverino voleva farsi due risate, voleva divertirsi con i suoi amici, è finito, basta, non esiste più. È brutta questa cosa, però ti fanno riflettere molto questa serie TV, cioè non ti fa proprio... non che ti fa andare dalla parte dell'assassino, ti dà una colpa all'assassino, però ti fa vedere anche le sofferenze, anche i disturbi e mentali suoi, nel senso che forse non è neanche consapevole di ciò che sta facendo e di cosa sta facendo, perché una delle scene che mi ha lasciato davvero con tante domande, è anche stata bella questa scena, che questa qua è la donna che prende lo richiama, no? All'interno della scuola, che si parlano tra di loro. Lei dice tutti hanno un sogno. E lui ha detto, ma ci sono gente come me che non ne hanno. Perché alla fine, ragazzi, alla fine un po' tutti abbiamo i nostri sogni, e poi se non si realizzeranno mai, poi se si realizzeranno, non lo so. Tipo, anche a me piacerebbe che qualcuno mi mandi un delle sue da 5.000 euro. Quello là è uno dei miei sogni, ma non penso che accadrà, perché è colpa mia che c'ho. Mannaggia a me che non riesco a leccare i culi. Mannaggia. Questi sono sogni che io non posso realizzare perché è colpa mia. A parte questo, a parte tutte cose, è un telefilm che fa molto riflettere e non ho mai visto una serie genere senza entrare così tanto nella mentalità di lui e nella vita sua privata. Penso che ci sia stato davvero un grande lavoro di investigazione, anche di informarsi il più possibile, che veramente sembra curatissimo, soprattutto da chi l'ha visto sparato tutte 10 puntate senza fare nient'altro durante la sua giornata. Io penso, se mi vedo tutte 10 puntate mi viene così la depressione che non mangio per una settimana, non dormo più, perché è veramente pesante, pesante, ma non pesante in negativo, pesante perché in positivo, nel senso perché ti mette così tristezza, ansia, paura, tante cose, sono tante emozioni che ti mette addosso, che non è facile da digerire, ecco, questo non è facile da vedersi 10 ore di questo che fa tutte queste cose, e le sofferenze, eccetera, e quant'altro. Ora, fatemi sapere un po' voi, lo so che ho fatto un video lunghissimo, però ci tenevo a fare un assunto come si deve. Scusatemi se non ho fatto delle immagini, eccetera, ma cerchiamo di evitare per i copyright, già è un problema, varie cose qua su YouTube. Quindi io vi ringrazio, signori, qua. Se volete che io continuo in questi riassunti, io vi invito a lasciare mi piace e fatemi sapere, perché sennò io non continuo proprio. Per me alla fine è una perdita di tempo, se alla fine nessuno se le vede, io me le guardo io sti video. Quindi, per favore, fatemi sapere se volete che continuo, sennò io finisco qua e me lo vedo per fatti miei, arriverà una recensione finale, tranquilli. Detto questo, io ringrazio le giacate che mi sto supportando guardandosi tutte queste cose con me. E soffrendo. Bene, bravo. Soffrendo in senso certe volte positivo e negativo, attendo che sta buttando il telefono a terra, e ci vediamo a una prossima recensione, sperando che sempre qualcosa di positivo è. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video. Grazie a tutti.